Senti, un'ultima cosa sulla parte economica. Non si sa ancora il destino degli aiuti per il comune di Napoli, però arriva l'aumento degli stipendi per i sindaci, quindi anche per lei. Imbarazza un po' con la città in questo stato. No, io diciamo per la verità, io quando mi sono candidato sapendo che lo stipendio che prendo da sindaco è inferiore a quello che prendevo prima da professore, quindi in questo momento io prendo meno di quello che prendevo prima come professore. Credo che il tema dell'adeguamento dello stipendio sia un tema giusto, nel senso che il riconoscimento, perché non riguarda solamente il sindaco, riguarda a catena gli assessori, i consiglieri, gli amministratori delle municipalità. Io credo che noi dobbiamo partire da questo presupposto, che amministrare una realtà così complessa richiede competenze, rigore, ma anche trasparenza, ma anche il riconoscimento del lavoro che viene fatto. Altrimenti o ci saranno persone ricchissime che possono fare questo tipo di lavoro, o persone che pensano di fare un investimento per ritorni diversi. Io credo che un riconoscimento del giusto, di uno stipendio giusto, sia un passaggio che fa parte della democrazia. Il problema si arriva solo quello da Roma invece che gli aiuti al comune. Sì, questo sicuramente, ma la cosa non mi colpisce in che senso, che se è una decisione del Parlamento, la responsabilità politica è del Parlamento. Quando io ho accettato questa candidatura sapevo benissimo che per me e per la mia famiglia non sarebbe stato un vantaggio economico ma un danno, quindi ho già metabolizzato la cosa.